Ora misuriamo il volume dello stesso cilindro d'alluminio di prima con il metodo geometrico, quindi volume di un cilindro pi greco uguale alla seconda per h, dove già abbiamo effettuato tutte le misure. L'altezza di questo cilindro era 56 mm con un'incertezza di un millimetro, lo vediamo anche qua. Il diametro di base è di 20 mm, sempre con l'incertezza di 1. E il diametro del foro che ci servirà dopo era di 3 mm con l'incertezza di 1. Dunque l'altezza 56 più o meno 1 mm, il diametro che ho indicato come due volte il raggio di base, 2R, 20 più o meno 1 mm, questo significa che il raggio è la metà del diametro, quindi non solo bisogna dividere a metà 20 mm e fa 10,0, ma anche l'incertezza, 1 mm, si dimezza, quindi 10,0 più o meno 0,5 mm. Notare sempre l'accordanza tra i decimali della misura e i decimali dell'incertezza. Andiamo a sostituire queste misure nella formula del volume del cilindro, quindi pi greco, il raggio alla seconda per l'altezza, tutto in millimetri, quindi il risultato finale è questo valore, millimetri cubi. Dividendo poi per 1000, perché un millimetro cubo è un millesimo di centimetro cubo, allora si ottiene circa 17,59 centimetri cubi. Questo è il volume di questo cilindro, trascurando la presenza del foro, cioè come se fosse tutto pieno. Dopo terremo conto anche del forellino. Naturalmente la cosa difficile non era calcolare il volume di un cilindro, ma calcolare l'incertezza con la propagazione degli errori. Come ormai sappiamo dai video precedenti, l'incertezza, l'errore assoluto sul volume, su qualsiasi misura, si ottiene dall'errore relativo moltiplicandolo per il valore della misura. Quindi dobbiamo moltiplicare l'errore relativo su questo volume per il volume che abbiamo appena trovato, 17,59 centimetri cubi o millilitri, è la stessa cosa. L'errore relativo a sua volta lo devo trovare con la regola della propagazione degli errori. Ricordiamo che quando abbiamo le moltiplicazioni e le divisioni, qui sono tutte moltiplicazioni, la regola dice che bisogna sommare gli errori relativi. Qui abbiamo quattro fattori, pi greco, RR, H. Quindi dobbiamo calcolare gli errori relativi di ciascuno e sommarli. L'errore relativo sul valore di pi greco possiamo anche prenderlo uguale a 0, come se questo numero non avesse incertezza, ma questo è vero soltanto se noi mettiamo molte cifre decimali nel valore di pi greco, quindi non possiamo limitarci a scrivere 3,14, che è un valore approssimativo. Dobbiamo utilizzare invece il valore di pi greco che è contenuto, memorizzato nella calcolatrice, nel tasto della calcolatrice. Oppure, se non vogliamo usare quello, dobbiamo almeno utilizzare l'approssimazione pi greco uguale 3,1416. Poi passiamo all'errore relativo sul raggio. Come sempre, l'errore relativo è l'errore assoluto diviso la misura. Andiamo a vedere il raggio, bisogna fare 0,5 diviso 10. 0,5 mm diviso 10 mm, come sempre l'unità di misura va via, l'errore relativo non ha l'unità di misura, mai. E il risultato è questo. Lo riscrivo una seconda volta perché nella formula il raggio compare al quadrato, quindi R per R, quindi devo calcolare l'errore relativo due volte e poi infine l'errore relativo sull'altezza. Delta H su H, l'altezza è incerta per una parte su 56, un 56esimo, questo è il risultato. Sommo questi quattro errori relativi, questo è 0, la somma dei quattro errori fa questo valore qua, che non ha l'unità di misura, come sempre, gli errori relativi non ce l'hanno mai. Vado a sostituire questo errore relativo qua, moltiplico per il volume del cilindro, che invece ha l'unità di misura, e quindi questo è il calcolo, errore relativo per il volume del cilindro, e il risultato è circa 2,1 millilitri. Questo è l'errore assoluto sul cilindro, sul volume del cilindro. Dovrei togliere il virgola 1 per lasciare una sola cifra. Come sempre, gli errori assoluti vanno dati con una sola cifra significativa. Però anche stavolta invece la lascio, faccio un'eccezione alla regola, quindi lascerò due cifre significative. Così il risultato finale è 17,59, valore che avevamo trovato prima,
più o meno 2,1 millilitri. 17,59 è il valore che avevamo trovato prima con la formula del volume del cilindro. Infine accordiamo i decimali della misura con quelli dell'incertezza, quindi devo togliere un decimale, 17,6 più o meno 2,1. Seguendo rigorosamente la regola avrei dovuto scrivere 18 più o meno 2. Il motivo per cui lascio invece due cifre significative nell'incertezza sarà più chiaro tra poco.